Buonasera, benvenuti a questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia, edizione flash che si apre come sempre con la cronaca. I carabinieri di Pesaro hanno arrestato due persone, un 32enne pesarese già noto alle forze di polizia ed una ragazza 28enne di Fano in flagranza di reato per detenzione a fine di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. La coppia è stata bloccata nei pressi dell'area di servizio Foglia Ovest della 14 mentre viaggiava in direzione sud a bordo di una Nissan Micra su cui sono stati trovati 2 kg di hashish, 10 grammi di cocaina e 1 di eroina. I due avevano anche 270 euro in contanti ed un bilancino di precisione. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire un altro bilancino, numerosi strumenti per il confezionamento delle dosi ed un modesto quantitativo di sostanza da taglio. Gli arrestati si trovano ora in carcere a Pesaro dopo l'udienza di convalida che si è svolta davanti al GIP del Tribunale di Pesaro. Le indagini proseguono per risalire ai canali di rifornimento dello stupefacente e identificare i giovani assuntori a cui era stata destinata la droga, che avrebbe potuto fruttare almeno 15.000 euro. Eravamo impegnati il 15 notte in una serie di servizi per contrastare proprio i reati contro il patrimonio e lo spaccio di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti nell'ambito del nostro territorio. E proprio nell'area di servizio di Pesaro il nostro equipaggio ha proceduto al controllo di una Nissan Micra alla cui guida c'era questo pesarese conosciuto già per passati legati a problemi di stupefacenti. La perquisizione ci ha consentito di sequestrare nell'immediato 2 kg di hashish all'interno dell'auto e poi a casa di trovare altra attrezzatura e strumenti idonei per lo spaccio di stupefacenti. I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti questa mattina in due diversi incidenti. Il primo avvenuto a Monbaroccio, dove un'auto alimentata GPL è andata a fuoco e ha rischiato di esplodere dopo un incidente stradale con un altro veicolo. Il secondo intervento invece è stato effettuato nella tarda mattinata a Fiorenzuola di Focara, sul Colle San Bartolo, dove un motociclista è finito rovinosamente a terra lungo un sentiero non raggiungibile dai mezzi di soccorso. L'uomo, che nella caduta si è lussato una spalla, è stato raggiunto dai soccorritori a piedi dopo un percorso lungo alcune centinaia di metri, poi portato a mano su una barella fino alla strada dove è stato caricato su un'ambulanza e trasferito al pronto soccorso. Due feste di laurea con musica, grida e canti in altrettanti appartamenti in piena notte sono costate la denuncia a 4 giovani, tra cui 2 studenti universitari pugliesi di 22 e 23 anni per schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica. È successo ad Urbino, dove la polizia ha anche denunciato una quinta persona, un 30enne del posto, che in un locale pubblico stava mixando musica ad alto volume. Nei guai è finito anche il titolare dell'esercizio commerciale, che dovrà pagare una sanzione amministrativa. Presidio questa mattina davanti all'ex ospedaletto di Fano. A manifestare il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Roberto Zaffini per difendere una eccellenza tutta fanese, ovvero il Centro per l'Autismo, che la legge riconosce dopo 10 anni di attività come struttura importante a livello nazionale e che oggi merita una struttura più adeguata. Nessuno si permetta di scippare una realtà cresciuta passo dopo passo a Fano per trasferirla altrove, ha dichiarato Zaffini. Anzi, visto che Fano è la città dei bambini, si deve prevedere anche l'istituzione di un centro per le cure palliative per l'età evolutiva, come previsto da un'altra legge regionale, ma non ancora insediato da nessuna parte. L'ex ospedaletto dei bambini, secondo il consigliere regionale, ora ridotto a magazzino, è la sede idonea ed auspicabile per queste attività. La notte scorsa ignoti hanno messo a segno un furto nel negozio La Bottega del Sarto a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, lungo la Statale Sud. Hanno disattivato il sistema di allarme e rubato abiti e camicie per circa 100.000 euro. Poi sono fuggiti a bordo di un furgone. Indagano i carabinieri.
Matteo Ricci al Salone del Mobile di Milano. Anche se la crisi è ancora profonda e ci aspettano mesi duri, ci sono spiragli di cauto ottimismo. Ho accompagnato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, mi ha confermato l'impegno del governo per il prolungamento degli incentivi per il comparto del mobile, dunque questa è una buona notizia. Così il sindaco di Pesaro di ritorno da Rho. Ho visto tanto movimento, ha detto ancora Matteo Ricci, c'era tanta gente, un'affluenza di questo tipo in termini di pubblico, personalmente non l'avevo mai riscontrata negli ultimi anni, specialmente nelle edizioni dove non c'è la cucina. Sono tornati anche i russi dopo la flessione dello scorso anno causata dalla crisi internazionale e dai dazi imposti. Un mercato importante per cui si respira un clima generale di fiducia. Speriamo che sia propedeutica agli ordini e alla ripresa. Tutte le nostre aziende, ha concluso Matteo Ricci, si sono presentate al Salone con grande determinazione. Hanno fatto investimenti e realizzato nuovi modelli. Un bel messaggio di prospettiva che le istituzioni devono sostenere. Sono attesi più di 1000 maratoneti alla prossima edizione della Colle Marathon, la corsa che inizia dalla collina fino al mare, cioè da Barchi fino a Fano. Nata nel 2003 e che passa per i borghi fortificati di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo. La 13ª edizione prenderà il via domenica 3 maggio alle 9 in punto, quando la miccia, accesa dallo scoppettiere, attiverà la bombardella magnesca del 1370, lanciando i maratoneti verso la città di Fano. Colle Marathon, la maratona dei valori, nasce dalla passione dei maratoneti, oltre ad essere annoverata nei nobili della maratona, ed è classificata tra le prime 10 corse italiane. L'ultimo tratto sarà su una passerella galleggiante, tra le novità la presenza a Expo 2015 e la pasta party bio. E chiudiamo con una breve di sport. Il Fano domani sarà in trasferta a Teramo per sfidare sul campo sintetico la squadra del San Nicolò. La squadra granata sarà al completo, arbitrerà Parrella di Battipaglia. Telecronaca differita della partita, come sempre, lunedì dopo il telegiornale. Ed è tutto per questa edizione flash di Occhio alla Notizia, edizione del sabato. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana.